Ciao ragazzi, bentrovati e bentornati nella mia rubrica Cosa leggiamo. Oggi vi voglio parlare di un libro davvero molto interessante. Molto bello, estremamente leggero, lo potete leggere in un attimo, ma parliamo nello specifico di Nel cuore dell'emergenza di Simona Mastrangeli. Nel cuore dell'emergenza avrete già capito di cosa tratta. Parla dell'argomento più famoso del mondo, anche più famoso del Papa, il coronavirus, che ha cambiato la vita di tantissime persone dal 2020 al 2021. Qualcosa di invisibile ha ridotto il mondo in ginocchio, costringendolo a cambiare le proprie abitudini, costringendolo a cambiare le proprie esigenze. Stop agli incontri con gli amici, le serate fuori, coprifuoco, niente più abbracci, distanziamento sociale, mascherina, insomma un sacco di cose. E questo libro le racconta, ma non racconta quello che è il virus, per dirti il genoma, il DNA, l'RNA, pizza e fighi. No, racconta della storia di questa donna, Simona Mastrangeli, dottoressa neospecializzanda, in anestesia. Cosa accade dietro quella porta con su scritto divieto d'accesso area coronavirus? L'emergenza costringe a compiere delle scelte e cambia completamente le abitudini di chi è in prima linea. Nel cuore dell'emergenza è il diario romanzato della mia esperienza, parla Simona Mastrangeli. Come medico specializzando in anestesia e rianimazione, tra situazioni ricche di adrenalina e grandi rapporti d'amore e amicizia. Secondo me, ragazzi, guardate, è veramente molto. È scritto molto bene, molto semplice. Sono in totale 300 pagine, forse una in più, e quindi veramente si legge in un attimo, però vale la pena leggerlo perché tocca un argomento molto importante. Quando vai all'ospedale che stai male, no? Ti rivolgi ovviamente a quelle persone che sono dall'altra parte, che hanno il camice, che siano operatori sociosanitari, infermieri o medici, e tante volte magari gli rispondiamo anche male perché non ci sentiamo compresi, però non ci fermiamo mai a chiedere se noi capiamo loro. Cavoli, io non li voglio comprendere, però è un po' egoistico come discorso, anche perché queste persone hanno davvero, e questo libro lo racconta, hanno davvero dato tanto, tutto quello che avevano per salvare noi. Non è che hanno preso milioni, cioè hanno preso il loro stipendio e un grazie e forse una pacca sulla spalla e poi l'hanno rimandati a casa. Io ho visto persone lavorare nel settore sanitario in piena emergenza, essere proclamati eroi e poi con un calcio nel sedere essere rimandati a casa. Questo libro racconta le emozioni che Simona Mastrangeli provava quando entrava un nuovo caso di coronavirus nell'ospedale, quando un nuovo caso di coronavirus nell'ospedale finiva in rianimazione, quando le speranze sembravano là. Questo ragazzo si risveglia dalla rianimazione, ad esempio c'è un ragazzo, mi sembra si chiami Antonio, che si risveglia dalla rianimazione e ricomincia a respirare da solo e lei te lo descrive come se tu fossi lì e sei in grado di provare le stesse emozioni che provava lei. Ora, non sto qui a disquisire sul fatto che sia una brava scrittrice o meno, il punto è che quello che lei scrive ti arriva dritto al cuore, ti riesce a penetrare ed arriva laddove non pensavi fosse possibile, cioè non ci siamo mai fermati a pensare a come potesse essere per un medico rivedere una persona che si sveglia dal coronavirus, e invece queste sono cose vere, cioè anche loro sono stati felici, ma non perché avessero meno lavoro, perché il loro lavoro era servito a qualcosa, è servito a qualcosa, ed è solo grazie a loro che tante persone oggi la possono raccontare, perché non ci dobbiamo dimenticare, è stato qualcosa di vero, qualcosa che è esistito sul serio. Quindi, detto questo, io ho la fortuna non solo di aver letto questo libro, che consiglio a tutti, Simona Mastrangeli, Nel cuore dell'emergenza, ma ho la fortuna di aver avuto la possibilità di parlare direttamente con lei e le ho fatto alcune domande e adesso vi lascio al suo video risposta delle mie domande, che non vi farò sentire le mie domande perché tanto lei è stata bravissima, ovviamente, quindi risponderà automaticamente con un discorso. Comunque, ringrazio Simona Mastrangeli per essere stata qui con me virtualmente in questo video e vi ringrazio a voi per essere stati qui con me, spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto spero che leggiate questo libro, Simona Mastrangeli Nel cuore dell'emergenza. Vi linkerò ovviamente qui nei commenti il link per poterlo acquistare, c'è anche il formato Kindle, quindi insomma non avete scuse per leggerlo, è una lettura molto leggera, la potete affrontare nel percorso che magari fate per andare a lavorare sull'autobus o quando siete a casa, magari in rilassatezza. Veramente non è impegnativo, non è pesante, è un libro che scorre facilmente. Ve lo consiglio, adesso passo la linea a Simona Mastrangeli, io vi ringrazio molto per essere stati qui con me e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!
Ciao, grazie mille per questa opportunità e per questa intervista, ma soprattutto per aver letto Nel cuore dell'emergenza. Allora, cosa dire di me? Mi sono avvicinata alla lettura grazie a mia madre, con la lettura del Giardino Segreto. E poi, già da piccola, appena ho imparato a leggere, quindi 7 anni, il mio primo romanzo letto completamente da sola è stato Jurassic Park. Ho impiegato un anno per leggerlo, però alla fine ce l'ho fatta. Seguito poi da Harry Potter, tutti e 7 i libri, quello ci ho messo un po' di meno però. Allora, per il cuore dell'emergenza cosa dire? Io l'ho scritto non tanto per raccontare di me o una biografia, sebbene sia un diario, non penso che la mia vita sia così emozionante. Io l'ho scritto per parlare del Covid, per parlare di quella che è stata la nostra situazione dal punto di vista dell'emergenza sanitaria e proprio nello specifico di quello degli specializzandi in anestesia che si sono comunque ritrovati ad affrontare qualcosa più grande di loro, alle prime armi poi. Però l'abbiamo tutti affrontate con grande coraggio e penso che siamo stati una grande risorsa per questa emergenza. Non parlo però solamente di noi, ma parlo un po' di tutti perché tutti sono stati coinvolti, OSS, infermieri, e tutti hanno avuto grandissime responsabilità e nessuno è stato dall'inizio pronto a superare questa pandemia. Quindi è stato proprio il mio diario del Covid. E sebbene qualcuno abbia detto che sia un suicidio leggermi, perché ormai tutti sanno del Covid, non ne possono più di parlare del Covid, io vi invito comunque a leggerlo, non perché l'abbia scritto io, ma per sapere qualcosa che non è passato attraverso il telegiornale, ma è un'esperienza viva e vera di quello che ho visto io e di quello che ho vissuto con tutte le emozioni, dalla paura al grande sollievo, anche alla solidarietà che ho trovato in tante persone, perché a un certo punto della pandemia ci siamo sentiti veramente gli eroi, ma non eroi perché noi salviamo sempre vite, ma eroi perché per una volta abbiamo avuto il sostegno di qualcuno, che è la popolazione. Sostegno che tante volte e anche adesso manca, sta mancando. Progetti futuri, non credo proprio di scrivere un diario post-Covid, semmai scriverò qualche romanzo sulle mie esperienze, questo sì perché io metto sempre un po' di quello che vivo in quello che scrivo, se ho tempo, perché in realtà adesso di tempo ce n'è veramente pochissimo. Cosa dire? Credo che forse per veicolare ancora meglio il messaggio del Covid e di quello che è stato, mi farebbe veramente molto piacere, e lo sto scrivendo, una forma romanzata di quello che invece è il mio diario. Una forma romanzata che quindi prevedrà la storia d'amore e un intreccio un po' più sentimentale alla Grey's Anatomy, che incuriosisce di più il pubblico. Lo sappiamo tutti, non dobbiamo negarlo. E quindi cercherò di veicolare i miei messaggi anche tramite qualcosa di più fruibile. Poi, grazie perché hai deciso di leggere anche altro di me. Il fantasy non lo consiglio, ma non per qualcosa, perché è stato il mio romanzo di esordio e come tale c'è una scrittura molto acerba. Spero di ripubblicarlo più in là, rivedendolo con una maturità differente. Nonostante sia stato editato, preferisco comunque rivederlo, non adesso perché non ho tempo in realtà, però appena sarà possibile mi piacerebbe rivederlo in una forma più matura. Il consiglio invece, non Nel cuore dell'emergenza perché è qualcosa di molto particolare, quindi penso che sia della sensibilità di ognuno decidere se sia in grado di affrontare un libro sul Covid oppure no, dopo quello che è successo e quello che abbiamo vissuto tutti quanti, perché lo sappiamo, ognuno ha la sua esperienza di Covid. Invece consiglio Petali di Rosa, che è un romance storico ambientato nella Parigi del 1855, che si focalizza sulla figura di un poeta, François, che fa parte della corrente dei poeti maledetti, a cui apparteneva anche Baudelaire. Ci sono moltissimi riferimenti a Baudelaire, che io ho amato ai tempi del liceo, e si parla dei suoi amori, e è quello che consiglio di più perché oltre ad avere la magica atmosfera di Parigi,
ad avere comunque un fondo storico per cui io mi sono documentata su quello che accadeva proprio nel 1855. E c'è la figura del poeta che cambia, non c'è più la corona d'alloro del Petrarca o di Dante, ma c'è questa figura della corona d'alloro che cade e si sporca di fango con un poeta che perde quindi tutta la sua aulicità e vive un po' quello che stiamo vivendo noi scrittori oggi, ossia essere un po' relegati e visti un po' come nulla facenti dal punto di vista della società. Quindi vi invito veramente a leggerlo e grazie se siete arrivati fino alla fine di questa intervista, grazie mille per tutte queste domande e spero di aver risposto e di non aver dimenticato nulla.